Buonasera e benvenuti a tutti a questo convegno MeToo dagli USA all'Italia. Noi abbiamo voluto fare questo convegno, dico noi perché anche io faccio parte della Rosa di Gerico, con la Presidente ne abbiamo sempre parlato, proprio per dare un primo segnale ad andare oltre quello che è anche la violenza verbale, la violenza di genere. Allora, Sindaco, lo so che questa è la sua casa, però vorrei prima far fare i saluti da parte della Presidente dell'Associazione per rivendicare il ruolo di donna anche in questo. Allora, io intanto ringrazio tutte voi numerose donne che siete qui presenti, anche i pochi uomini. E poi ringrazio le relatrici. Gino Di Mare ci ha chiamato, purtroppo che ha avuto un problema, lui veniva da Napoli e non verrà. Abbiamo voluto fortemente come Rosa di Gerico questa iniziativa, che può sembrare un po' leggera, diciamo a due mesi da un fatto molto tragico che è accaduto a Cava dei Tirreni, la barbara uccisione di Nunzia Maiorano. Ma abbiamo riflettuto sull'argomento e ringrazio Angela Vitaliano che ce l'ha proposto, perché Angela vive negli Stati Uniti d'America e quindi ha vissuto direttamente la nascita di questo movimento. Ci siamo interrogate, dicevo, e abbiamo trovato questa risposta che credo che proprio a partire dalle molestie sessuali si può aprire tutto un ragionamento sul sottofondo culturale sbagliato che ancora persiste nel rapporto uomo-donna. E in questa, diciamo, ambiguità culturale, in questi errori di comunicazione, di rappresentazione da parte dell'uomo e della donna, nasce molte volte non solo la molestia, ma purtroppo anche la violenza. E questa riflessione è diventata nella nostra testa più forte quando, di fronte alla nascita di questo movimento negli Stati Uniti d'America, al quale ha partecipato anche un'attrice italiana come Asia Argento, abbiamo assistito ad una reazione molto violenta e dura da parte di altre donne che hanno fortemente criticato, soprattutto sui social, questi atteggiamenti, e di come addirittura in Francia 120 intellettuali, tra cui l'attrice Catherine Deneuve, abbiano addirittura fatto un documento per difendere il diritto degli uomini alla seduzione. E quindi allora questa è stata la conferma del fatto che proprio di questi argomenti oggi bisogna parlare, che da qui nasce tutto, cioè da qui nasce la possibilità per le donne oggi di avere effettivamente un riscatto e di affermare il proprio ruolo nella società al di là di ogni schema sessista, e nasce anche la possibilità dell'uomo di capire il modo diverso in cui si deve rapportare alla donna oggi, per come la donna è diventata, per come la donna è cresciuta. È uscito recentemente anche un film che vi consiglio, di Marco Tullio Giordana, che è il regista della Medio Gioventù, un film molto importante che ha segnato la nostra generazione, il quale racconta appunto in questo film che si chiama Nome di Donna proprio questo problema, cioè di come una donna, Cristiana Capodondi, che lavora come inserviente in una casa per anziani, viene molestata dal direttore e denuncia il direttore. Essa viene immediatamente isolata da tutte le altre donne che lavorano nella struttura. Quindi noi vogliamo fare questa riflessione, una profonda riflessione culturale sui ruoli e su come questi ruoli devono cambiare. Grazie. Grazie Presidente. Allora benvenga, che ci siano anche tutte donne, non solo pochi maschietti, perché anche noi dobbiamo imparare da questi incontri. Incontro che si terrà stasera con Angela Vitaliano, giornalista e attivista del Movimento MeToo. Buonasera. Irene Maiorino, attrice. Con la dottoressa Elena Guarino, sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno. Buonasera. E perdonatemi, anche con una giovane giornalista, perché le donne dobbiamo cominciare a imparare a rispettarci. Ho voluto con me Daniela Raimondi. Buonasera Daniela. Allora, Sindaco, adesso è il tuo momento. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti nel salone di rappresentanza del Comune di Cava dei Tirreni. Mi associo ai saluti e alle presentazioni che sono state fatte già in maniera così precisa da Emma. Un saluto alla Rosa di Gerico, alla Presidente Flora Calvanese, e un ringraziamento per aver scelto il Comune di Cava dei Tirreni, Palazzo di Città, per una riflessione su un tema così complesso e così importante, così attuale, ed è credo giusto, Flora, particolarmente giusto che sia stato fatto questo incontro in questo momento,
proprio nella nostra città, che è una città ancora sotto shock, è una città che ha vissuto la vicenda, il brutale assassinio di Nunzia Maiorano, come una ferita profonda, per certi aspetti inaspettata, impensabile che potesse accadere in una comunità come la nostra, così raccolta, nella quale tutti ci conosciamo, nella quale c'è un forte senso di comunità e di appartenenza. Siamo stati, ecco, colpiti, sorpresi, svegliati, perché poi, riflettendo un attimo meglio, ci siamo tutti quanti resi conto, quelli che ancora, come dire, non avevano colto fino in fondo questo tema, che questi episodi che abbiamo toccato con mano, che ci hanno ferito profondamente, in realtà si verificano tutti i giorni, in tutta Italia, al centro, al nord, al sud, in tutti i paesi, e che quindi sono una grande questione aperta. E quindi sono contento, vi ringrazio io per aver scelto Cava, e sul tema specifico ovviamente avrei bisogno molto di ascoltare più che di pronunciarmi, e quindi è questo l'approccio che bisogna avere, di ascolto e di comprensione, perché si tratta, come diceva la Presidente, veramente di una grande questione culturale che va trasversalmente come dire, affrontata con le giovani generazioni, ma anche con le generazioni meno giovani, perché forse quelle meno giovani hanno bisogno ulteriormente, come dire, di riflettere. Però alle giovani generazioni deve essere fatto un lavoro di fondo, di accompagnamento, per evitare al massimo che questi episodi di violenza o di molestia si possano ripetere in maniera così forte, e così intensa, così continua, come quelli che purtroppo sentiamo tutti i giorni. Quindi buon dibattito, buona discussione, un saluto particolare lo voglio rivolgere ad Angela, che è una nostra concittadina, che si sta dando da fare, che la segue su Facebook dalla bellissima città di New York. Quindi benvenuta al ritorno della tua città, e a tutti i relatori buon lavoro e grazie di essere qui. Grazie signore per le belle parole, anche perché effettivamente tutti dobbiamo imparare da quello che è successo e imparare un po' a evitare che anche nel linguaggio si usino dei linguaggi che non siano corretti e che fanno violenza di genere anche solamente nel parlare, insomma, poi ne parleremo anche con quello che sta succedendo con il MeToo. Allora Danila, con te abbiamo cominciato a preparare un po' di storia del MeToo, proprio perché quando è stato fatto questo titolo un po' complesso qualcuno ci ha chiesto cos'è il MeToo, quindi partiamo un pochino con questo per descrivere anche alla nostra platea cos'è il MeToo, come si è evoluto e cosa è successo in Italia e in Europa, che reazione si è avuta. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto è un argomento che noi sentiamo spesso, soprattutto i giovani sui social, e quindi ci siamo chiesti, siccome diciamo, l'incontro è proprio incentrato sulla violenza contro le donne, che cos'era questo termine, questa espressione. Allora, praticamente il MeToo è un movimento di natura femminista, e che diciamo è nato dagli Stati Uniti, ma in realtà è nato dalla denuncia, ha avuto il boom, diciamo, soprattutto negli ultimi mesi. Infatti se ne parla moltissimo più o meno da ottobre 2017, dopo che è stato diciamo denunciato uno dei più grandi magnati e produttori americani, Weinstein, che ricordiamo ha avuto la denuncia di 80 donne che hanno dichiarato di essere state non solo molestate, ma addirittura violentate da quest'uomo. Da questo poi c'è stato un pochino il boom mediatico, che poi ha portato alla diffusione a livello mondiale, insomma, del movimento. Ma questo movimento, per essere più precisi, diciamo che l'espressione proprio MeToo in realtà era stata già usata da un'attivista americana, Turana Burke,
la quale diciamo, aveva, dopo aver ascoltato insomma, la triste storia di una delle ragazze, insomma, dodicenni, che aveva, era stata violentata proprio dal suo patrigno, decise di creare questo movimento. Quindi è tutto un movimento al femminile, è un movimento che si è sviluppato a macchia d'olio nell'ultimo tempo, come abbiamo detto, e che ha suscitato, anche come abbiamo detto precedentemente, reazioni diverse a seconda dei paesi. Infatti uno degli spunti che con Imma, insomma, parlavamo prima, era proprio la differenza la differenza di reazione tra l'Italia, che può essere un paese occidentale, quindi sviluppato e ovviamente diciamo anche civilizzato, l'America e la Francia. Più o meno sono simili, ma addirittura noi facendo un po' di ricerca abbiamo visto che anche nella Corea del Nord, nella Corea del Sud, addirittura nella Mecca ci sono, e anche sui social ci sono tantissime testimonianze di musulmane. E quindi questo in realtà può essere un fenomeno, molti insomma lo giudicano un fenomeno diciamo di quasi di moda, ma in realtà è stato proprio un segno questo del Me Too, che ha portato alla riscoperta insomma di questo fenomeno dell'abuso, della violenza sessuale e anche delle molestie. Più o meno questo è il contesto in cui ci muoviamo stasera. E in effetti, come sempre Dania, parlarne è importante, perché comincia ad essere un primo passo per chi lo subisce verso la denuncia. Allora, io volevo salutare Paola Landi, ringraziarla, anzi se viene a fare il saluto, e anche l'assessore Barbara Mauro, che ho visto, che ho intravisto, quindi una forte sensibilità da parte del Consiglio verso questa tematica. Vi passo il microfono così potete salutare. Grazie, buonasera a tutti. Noi siamo reduci da una settimana intensa. L'8 marzo abbiamo messo insomma in atto due iniziative, una per Nunzia, lo sapete, la panchina la mattina, e l'altra era qui al Comune. È stato un bel incontro, molto utile, tra le associazioni e le donne. In effetti il Comune ha fatto da tramite tra le associazioni e il Comune, penso che questo, e la cittadinanza, penso che questo è il compito del Comune. Il tema purtroppo è attuale e riflettevo oggi che poi alla fine sono sempre le donne che iniziano le rivoluzioni. Se ci pensate è così, quindi dalle suffragette insomma, poi nel 68 anche sono state le donne, e anche adesso hanno voltato pagina, cioè sono state coraggiosissime tutte le attrici, che sono giovanissime. Io proprio sabato sera ho visto il servizio su Rai 3, presa diretta, erano ragazzine proprio che hanno avuto il coraggio di denunciare. Quindi io, il mio auspicio è che le istituzioni e le associazioni continuino a lavorare come stiamo cercando di fare anche a Cava, per dare coraggio alle donne di parlare, di denunciare queste cose. Grazie. Assessore, anche il suo assessorato ha un ruolo importante, perché le attività produttive, l'indipendenza economica di una donna la rende molte volte più sicura nel denunciare quello che invece subisce, e che molte volte subisce in silenzio. Allora, il primo insegnamento che mi diede mio padre, ero proprio molto piccola e fu molto felice che io avessi immediatamente capito il ragionamento, qual era, quale fosse la cosa più importante. Nonostante io fossi una donna, papà era un po', diciamo, duro con me, era di quelli che era un po' un maschiaccio, e io capii da subito che vidi una macchina una volta molto bella e dissi: papà, la comprerò con i soldi miei. E avevo 7-8 anni. Papà fu orgogliosissimo di questa cosa, diceva: beh, allora hai capito tutto, non c'è problema, insomma, non avrai mai difficoltà nella vita, perché in qualche modo te la saprai sempre cavare, sicuramente non andrai a, come dire, incugnarti in un matrimonio, in situazioni, diciamo, familiari che non sono, come dire, se non dipendenti, se non motivate da sentimenti, eccetera. E questo è il primo passaggio.
Il secondo passaggio, l'importanza di questa manifestazione, vabbè, è palese, è inutile insomma ripetere quello che già ha ribadito la dottoressa Paola Landi. E il parterre, diciamo, degli interventi veramente notevolissimo, e sono molto contenta che ci sia la dottoressa Guarino, perché come dire, lei sul campo, io sono un avvocato, insomma, noi riceviamo tante volte diciamo queste denunce, queste raccogliamo il dramma di queste donne che altro che il palpeggiamento, insomma, ci sono veramente delle situazioni gravissime e, come dire, noi siamo un po' spugne, dobbiamo assorbire, e molto spesso la dottoressa mi insegnerà che purtroppo la legge non riesce, la giustizia non riesce a farsi strada, perché intervengono dei momenti, la prescrizione, cioè, insomma, voglio dire, è dura, perché poi raccogliere le lacrime anche dopo, la rabbia, la frustrazione di persone, insomma, che sono state veramente, diciamo, hanno passato periodi terribili, e, insomma, è un po' dura la cosa. Comunque è piacevolissimo, diciamo, essere presenti con voi. E effettivamente il trend, la spinta è quella della denuncia, di non avere nessuna preoccupazione, è stato ribadito più di una volta, ma deve essere veramente sostanziale questa certezza che tutto ciò è chiaramente anche una sollecitazione nei confronti delle forze dell'ordine, che siano molto ricettivi nel momento in cui arriva una denuncia, che non sia un qualcosa che lasciano, vabbè, quella è una discussione, vabbè, quello poi ha fatto già 5 denunce, un'altra denuncia ancora, questo pure succede, per cui tu ti ripresenti con la signora a fianco, la quale piange, e vabbè, ma questa avvocato è già venuta 10 volte, dice, vabbè, se è venuta 10 volte, allora ci vuole ancora di più un momento di attenzione, di tutela verso queste persone. Quindi diciamo, lascio agli addetti ai lavori, che siete sicuramente molto più competenti e formati di me, e buon proseguo della serata, grazie. Allora, ho aperto un altro tema io credo, però prima di presentare e di darti la parola, Angela, sul tuo blog, in inglese però è una presentazione bellissima, che denota la tua forza, già il nome del tuo blog, perché si chiama unstoppableingi.blogspot.it, poi per chi vuole visitarlo. No, e infatti la frase che ti descrive sul blog è: un giorno finalmente ho deciso che volevo essere felice e mi sono trasferita a New York con poche cose e con l'amore della mia vita, Dorothy. Il mio viaggio è ancora incredibilmente impegnativo, ma ho imparato che sono inarrestabile e tutti dovrebbero essere così. Ed è una frase che ti descrive tanto, ma descrive, mi è piaciuta proprio questa cosa: ho deciso che volevo essere felice. Così penso che l'hanno deciso tutte le donne che hanno aderito subito al MeToo, ed è bello perché hanno aderito sia persone che hanno subito violenze, anche chi non le ha subite, perché c'è bisogno di molta solidarietà. Allora io comincerei con la prima domanda di Daniela, la mia, e poi ti passo la parola. Allora, la differenza tra le donne italiane e le donne americane che devono denunciare un abuso o una molestia, e quindi diciamo, come, siccome lei ha vissuto, do del tu, siccome hai vissuto insomma in America, puoi anche diciamo, chi meglio di te può toccare, insomma, può farci capire questa differenza, perché noi da qui non riusciamo tanto a capire. La mia domanda, che abbiamo fatto pure prima nell'intervista, invece: il movimento MeToo è scoppiato anche in un momento politico particolare, quello della salita al potere di Trump, e vedo la tua faccia, insomma. Diciamo che al MeToo poi si è usato anche una serie di cappellini che hanno la forma di micetto, perché in una delle frasi dette da Trump parlando di una donna e parlando dei suoi attributi femminili, l'ha definiti come gattina. Naturalmente in America, che sono diversi da noi, lo hanno ridicolizzato subito e ne hanno fatto un simbolo. Quindi tutti questi cappellini a forma di micino sono proprio per far capire come questo linguaggio di questa persona sia una violenza, già solo a partire dal modo in cui si riferisce ad una donna che è una donna oggetto. Quindi ti chiedo
quanto l'ascesa di Trump poi abbia velocizzato, ampliato e dato ancora più voce al MeToo e quindi a questa forte denuncia. Allora, buonasera. Io ogni tanto mi commuoverò perché tanto io non sono di quelli che dobbiamo essere forti, cioè già mi impegno assai a sopravvivere, quindi sono unstoppable, ma così proprio metto tutto, poi qua è casa per una serie di cose. Quindi mi emoziono, ogni tanto mi cala la voce, voi fate finta di niente. Le domandone sono, partiamo da quella che mi è dalla prima, cioè la differenza delle donne. Parto da due esempi. Innanzitutto penso che noi abbiamo tutti dei momenti della vita che ricordiamo, cioè indelebili, tipo se a me mi chiedono dove stavi quando è morto Enrico Berlinguer, io me lo ricordo. Mi ricordo dove stavo, cosa stavo facendo, che cosa ha fatto mio padre, tutto. E io mi ricordo il 10 ottobre del 2017 che la sera a casa sul mio divano, precisa nell'angolo dove sta la lampada a New York, ho letto questo articolo di Ronan Farrow che in cui si parlava, e usciva 5 giorni dopo quello del New York Times, in cui Jody Cantor per la prima volta aveva parlato di Weinstein e di tutto il sistema di potere e molestie che aveva messo in atto. Ma in quello di Ronan Farrow io leggo un nome, Asia Argento. Improvvisamente io torno indietro 17 anni a quando io ho subito abusi sessuali che hanno cambiato completamente la mia vita e mi sono messa a piangere perché per la prima volta ho sentito che anche dopo 17 anni avevo voce, qualcuna italiana stava parlando per me. E io non sono una fan o seguito a se dico questo per dire che sento spesso dire ah ma è antipatica, quindi non le crediamo, cosa è fatta le foto. Io le ho creduto immediatamente, in più mi sono sentita profondamente orgogliosa che un'italiana avesse trovato il coraggio, perché io sono tornata 17 anni prima quando ho provato a raccontare quello che stava accadendo a me e non ho trovato nessun sostegno e ho cominciato a ricevere minacce di morte. Quindi questa è stata la mia situazione e anche dire perché 17 anni dopo, perché 20 anni dopo, io non denuncio neanche oggi, non mi sento colpevole di questo, perché le donne vittime, anzi sopravvissute, hanno pagato il loro prezzo e non si devono sentire obbligate a nulla. Quindi io ho raccontato la mia storia per la prima volta a New York in un posto dove avevamo la psicologa, il social, tutti intorno a noi. E per la prima volta dopo 17 anni ho pianto e mi sono sentita liberata e lo sto facendo qua perché l'ho fatto là e perché chiaramente vorrei partecipare all'idea che si possa cambiare qualcosa. Però le donne americane e le donne italiane non è che sono diverse in quanto proprio, come possiamo dire, razze, non esistono le razze, è ciò che c'è intorno che è diverso. Cioè se esce questo articolo e il giorno dopo Alissia Milano, che è un'attrice, dice riprendiamo l'hashtag MeToo, è successo anche a me e io per prima ho detto MeToo e tutti, Oprah Winfrey, e non è che perché sono le attrici, guardate, un giorno lei quando verrà a Los Angeles a prendere il premio Oscar e lo dedicherà a me ovviamente, perché dirà quel giorno Angela, assolutamente, devono quando loro, avendo un privilegio della visibilità, diventano la nostra voce. Non è perché è una cosa negativa che un giorno Irene parlerà per noi, è una cosa super positiva. Siamo noi che siamo spocchiosi a pensare che no, perché le attrici, certo, se le attrici fanno un manifesto in cui non dicono nulla e non ha seguito e scrivono siamo noi, ci toccano, però non fanno un nome, non difendono la sergente e finisce là, è facile. Ma se le attrici raccolgono 20 milioni di dollari e noi, già le sento qualcuno nella testa sta dicendo perché in America sono ricche, no vabbè, non è che qua sono poveri, invece di 20 milioni di euro posso raccogliere 5 milioni di euro, ma va bene lo stesso, 20 milioni di dollari per sostenere le donne che subiscono abusi e denunciano e non hanno soldi. Allora, questo è il primo esempio, quindi insieme all'hashtag MeToo nasce immediatamente l'hashtag I believe you, ti credo.
Ti credo, a prescindere. Io non voglio sapere se sei simpatica, se sei antipatica, perché se no è un altro giudizio, un'altra volta che stiamo a analizzare chi? La sopravvissuta. Eri bella, eri poi, c'aveva la gonna e pantalone, e forse... Il sindaco Nardella di Firenze che dice che le ragazze che vanno a Firenze però si devono ricordare che non è un posto per divertirsi, quasi come a dire che in fondo era colpa loro perché erano ubriache, sta dicendo una cosa oscena. Essere ubriachi non significa dover diventare vittime di violenza. Essere ubriachi è tipico di un divertimento che non deve mettere a rischio la tua vita, non dà l'autorizzazione a nessuno ad abusare di te. E poi non ci sono cose, sicuramente da un punto di vista della legge sì, però non si può dire la palpata e la violenza, saranno sicuramente, sono cose diverse, però spesso sembra che se non sei stata proprio stuprata non sei stata abusata. Io non sono stata stuprata, ma sono stata abusata e ho perso il lavoro per questo. Altra cosa mi dicono molte italiane, però tu hai detto di no, ma di no a che? Quando sono stata ripetutamente molestata e ho fatto una sorta di inconsapevole resistenza e per questo sono stata cacciata via e minacciata di morte, non ho detto no a nulla, e vorrei dire una parolaccia, non, e in America ho detto fa no, perché non ho detto di no a nulla. Io l'abuso l'ho subito, la violenza l'ho subita, non ho subito uno stupro, ma non è, e sono forme diverse di violenza, quindi non sono meno o più, anche quella verbale. In America si fanno dei corsi nelle aziende, nelle università, per spiegare a tutti quelli che lavorano quali sono le forme che possono essere considerate harassment. C'è una cosa che io adoro, che è una delle cose che, per cui si può denunciare, che si chiamano gli elevator eyes, gli occhi ad ascensore. Cioè se uno vi guarda così è un abuso, perché se sei... Ma se uno è il tuo capo e ogni giorno ti guarda così e questa cosa mi mette in imbarazzo, perché la deve continuare a fare? Perché? E quindi è considerato un abuso, non siamo noi che ci dobbiamo coprire, sono loro che non ci devono guardare, non so come dire, i luoghi. E poi un'altra cosa, io non ho visto la trasmissione di Iacona e sono sicura che è stata benissima, però è stata fatta benissimo, però anche lì il titolo, sesso e potere. Il problema non è il sesso non è legale, è bellissimo, è piacevole, fate sesso, divertitevi. L'abuso sessuale è un'altra cosa, quello con il potere è negativo, non il sesso. Non è parlare della ragazza che viene affascinata dall'uomo ricco con la macchina, e volontariamente nessuno sta parlando di questo, ma perché in Italia lo dobbiamo ripetere? Il movimento MeToo non parla di questo, parla delle persone non consenzienti che sono state costrette a subire questi abusi per non perdere il lavoro, per non essere maltrattate o sono state violentate. E un altro esempio rispetto alla diversità, e poi passo a Trump e chiudo, scusate, è stato questo, questa estate un italiano, una persona che ogni tanto penso, adesso vado e lo vado a denunciare, ha avuto un buon... mi ha aggredito perché era ubriaca, questo uomo, ho dovuto intervenire un mio amico perché era arrivato qua a casa, non voleva andare via, tutta questa storia. Io sono andata dalla polizia e la prima cosa che ho chiesto è stato: che tempi ho per denunciare? E i poliziotti mi hanno guardato e hanno detto: per sempre. E ho detto: perché ti puoi concedere il lusso di sentirti pronta a quando lo vuoi fare? Perché quell'abuso subito, quella violenza anche in quel caso, non è detto che io debba essere pronta immediatamente, avere la forza di farlo, o se è cioè lo puoi metabolizzare, lo devi fare necessariamente, ma non avere anche l'ansia del tempo, la prescrizione scade, è una cosa fondamentale con la quale Asia Argento sta provando a lottare per poter cambiare i tempi della prescrizione. Donald Trump, che chiaramente detesto, e che ha detto non solo pussy, scusatemi, in inglese significa vagina, quindi, ma lui ha detto che le donne vanno afferrate per le vagine, che è una cosa piacevole, quella è la frase. Allora Trump è
come posso dire, quanto di peggio potesse accadere negli Stati Uniti. Dopo 8 anni di Obama è l'incubo, cioè io quella notte ero al quartier generale di Hillary Clinton e io me lo ricordo come ci sentivamo, cioè inebetiti. Però la resistenza, le rivolte, le rivoluzioni non nascono mai nei periodi di avanguardia. Cioè quando tu hai Obama che fa tutto, cioè che fa andare avanti gli LGBT, le donne, tutto, e perché devi scendere in piazza a dire oh? La resistenza nasce nel momento dell'oscurantismo. Il 20 gennaio 2017 Donald Trump ha giurato sulla Costituzione americana che sta infangando ogni giorno, abusando dei principi fondamentali. L'America attonita guardava gli Obama andarsene, avrebbe dato qualsiasi cosa per tenerli. Il 21 gennaio 2017 le strade degli Stati Uniti sono state invase dalla Women March, e le marce sono la tradizione americana da Martin Luther King ad oggi. Il 24 ci sarà quella contro le armi, io sarò a Washington, la prima marcia contro le armi, perché la resistenza e la rivoluzione nasce dall'oscurantismo, non dal progresso. Allora, c'è anche stata una mostra bellissima in America. Come eri vestita quando sei stata stuprata? Proprio perché di solito si tende a dire che eri vestita in modo provocante, che quindi sei stata tu a volere che succedesse quella cosa, e vedere quelle immagini di come è rivestita, la maggior parte delle persone invece erano vestite in modo semplice, con un jeans, una maglietta, con le scarpe da ginnastica. E questo perché? Perché molte volte la donna poi in una situazione del genere si sente un po' colpevole, anche perché la fanno sentire colpevole, cioè aveva la gonna, aveva il pantalone, nessuno ti dice perché io sono vestita un po' più provocante di saltarmi addosso, di violentarmi. Allora, io stravolgo un attimo la scaletta, perché alcuni spunti venuti da Angela sono degli spunti per il sostituto procuratore, che prima ha detto una cosa bellissima durante l'intervista. Io non sono qui per le donne che hanno già denunciato, ma per le donne che dovranno denunciare, che devono denunciare e che devono essere spinte a farlo. Allora, prima di passare il microfono passo anche la voce a Daniela. Beh, ci sarebbero tante domande, diciamo che una delle più significative a livello legale anche, quanto è assottigliata la differenza tra un abuso sessuale, quindi una molestia, e invece una sorta di corteggiamento, magari fatto anche male, però che in realtà è solo un corteggiamento. Sì, allora grazie a tutti per avermi invitato. Io sono Elena Guarino e svolgo le funzioni di pubblico ministero a Salerno. Da anni mi occupo del fenomeno degli abusi, della violenza sulle donne, dei maltrattamenti in famiglia. Sono un po' stanca, lo dicevo in macchina a chi mi ha accompagnato, perché effettivamente è come essere sempre alla rincorsa del turno e sempre alla ricorsa di situazioni che richiedono tempestivi interventi. La domanda che lei mi ha fatto è una domanda molto intelligente, perché in realtà in tutta una serie di discorsi che vengono fatti ci sono una serie di luoghi comuni. Innanzitutto lo stato della legislazione italiana. Voi sapete che nel 96 è cambiata la legge in tema di violenza sessuale sulle donne, quindi non si parla più di violenza carnale, quello che c'era prima, che presupponeva una cosa molto importante, cioè l'atto di congiunzione carnale inteso come rapporto sessuale tra uomo e donna, normale, tradizionale, con esclusione di altri atti che hanno ampiamente un significato sessuale, si pensa al coito orale, che venivano esclusi, va bene? Quindi rientravano nel concetto di atti di libidine, che era una pena quasi bagatellare. Noi dal 96 abbiamo che viene ad essere punito chiunque compie atti sessuali, senza più distinzione. E non solo questo è importante, ma anche importante che oggi si tutela la persona e non più come era prima l'ordine pubblico, la morale della famiglia, perché da un oggetto di possesso, codice fascista, andavamo in un altro campo. Questa estensione verso la persona e questo concetto di libertà sessuale ha portato il legislatore e l'evoluzione di giurisprudenza a ritenere che tutto ciò che soddisfa la libido sessuale, quindi anche nella sentenza della Cassazione, il bacio, l'ascivo di una scarpa, il tacco della donna in bocca o comunque lo schiaffo sulla pacca, sul culo, anche quello è un atto sessuale che deve essere punito con la pena edittale prevista dal legislatore. Questo come libertà sessuale.
La cosa che lei mi ha detto, la domanda che lei mi ha detto rispetto agli atti di corteggiamento, perché è evidente che non è cessato il corteggiamento, è evidente, ma tutto partiamo dal nodo fondamentale della libertà sessuale e quindi l'esistenza di un concetto di consenso libero e consapevole. Ora è chiaro che se una persona, faccio un esempio, si trova, ed è un caso che mi è capitato, in piazza a vedere un concerto e uno gli dà la pacca sul sedere, possiamo dire che è un atto liberamente e consapevolmente accettato? No, perché è inaspettato, io non ho espresso il mio consenso. Analogamente, se io praticamente vivo in una condizione di disagio familiare, personale, economico e vengo a lavorare e tu sei il datore di lavoro che mi costringi a subire il mio corteggiamento, possiamo dire che c'è un consenso libero e consapevole? Assolutamente no. Solo che gli uomini non sono abituati a vivere questo e quindi gli uomini che si atteggiano a predatori in continuazione continuano a dare fastidio e a rompere le scatole, perché questo è un modo di esserci. Cioè, ma io devo corteggiare, devi corteggiare se lo gradisce, se non lo gradisce no. Anche perché non ce lo nascondiamo, perché noi stiamo parlando, ma non ci nascondiamo che quante donne sfruttano la propria avvenenza fisica per fare carriera o per andare avanti e poi al porci comodi loro dicono no, mi ha violentato. Quindi attenzione a quello che diciamo, io ci credo, ma io sono un magistrato e devo riscontrare rigorosamente quello che mi viene ad essere posto. È chiaro che non possiamo arrivare alla vittimizzazione della persona, però non è che io mi posso venire a sedere a un povero cristiano e dire tu mi hai violentato. Vediamo bene i presupposti e quali sono le situazioni. Poi diciamo il percorso è di dimostrazione, di prova. La testimonianza della persona offesa è sicuramente un mezzo di prova, ma deve essere accompagnato da tante altre situazioni. Piuttosto un dato vi volevo dire, che è un dato che per me è significativo in senso molto negativo, di ciò che noi siamo, di ciò che noi vogliamo rappresentare. Noi oggi siamo qua e siamo tutte solidali, abbiamo un progetto, io ho tolto il tempo alle mie carte, al mio lavoro, per essere qui con voi, per portare questo messaggio che in funzione della denuncia e della rappresentazione di quello che può essere una possibilità. Però attenzione, che io nella quotidianità vedo delle situazioni molto difficili, perché la poveraccia, ma giusto adesso per fare, perché poi i piani devono essere distinti, una cosa è la violenza intrafamiliare, una cosa è il caso che è accaduto a Cava, una cosa è l'omicidio, sono condotte diverse, altro è quello di cui stiamo discorrendo oggi, perché sono cose altrettanto importanti, perché possono essere prodromiche di condotte molto più gravi, però la molestia sessuale di per sé ha una connotazione diversa. Vedete che quando io mi trovo di fronte a denunce presentate da donne che sono abusate o infastidite sul luogo di lavoro, a parte la prova che è difficile, perché comunque è difficile provare queste situazioni, perché normalmente a questa reazione della donna che denuncia si accompagna la cessazione del rapporto di lavoro, dice basta me ne vado, e quindi la difesa mi trovo come contraltare sempre, perennemente, la difesa dice no perché io volevo, lei non voleva obbedire a questa mansione, lei non voleva rispettare l'orario, abbiamo avuto una controversia economica, se n'è andata, ora ecco adesso mi sta strumentalizzando perché io non sono addivenuta alle sue condizioni economiche e quindi mi sta strumentalizzando per questo. Ma la cosa più grave, sapete qual è? È che le colleghe di lavoro non dicono mai la verità. Cioè questa è la cosa più vergognosa. Chi lavora là? Ma per carità, perfetto gentiluomo, ma per carità, io non l'ho mai visto. Quindi noi abbiamo, ma vedete, non è soltanto, io poi non le compiatisco, perché posso pure pensare, poverine, se si mettono contro il lavoro, il datore di lavoro, perdono il posto di lavoro. Non è solo questo, è perché dicono, vita sta scema, le poteva subito avanzare, mica la stava violentando. Capito qual è il discorso? È un fatto culturale che dobbiamo cambiare prima noi. Noi lo pretendiamo dagli uomini, ma se non cambiamo noi, cioè quella non è che dice mi sento ricattata psicologicamente che perdo il lavoro, e potrebbe starci, perché noi non vogliamo gli eroi, che la gente viene e ci dice le cose. Però il fatto che dice ma se la potevo tenere una mano e poi che bello l'ha fatto, quello è un bello, cioè, capito? Quindi noi dobbiamo cambiare prima noi, prima di giudicare gli altri. E questo è il cordone che noi dobbiamo cercare di realizzare, innanzitutto tra noi stessi, perché è facile dire le cose, il problema è attualizzarle. Allora, Irene, vedi, è stato bello aver cambiato l'ordine, anche perché prima ne abbiamo parlato di questo fattore culturale. Io nell'intervista che andrà domani al telegiornale prima ti ho chiesto qual era la tua posizione, se ti sentivi più vicina al MeToo o alla posizione europea. Ti richiedo pubblicamente questa domanda, lascio però prima la parola a Danila per la sua domanda. Sì. Allora. Buonasera. Intanto sì, buonasera anche a te.
in Gomorra tu hai vestito i panni di Teresa, una donna forte, madre, moglie, in un contesto comunque non del tutto semplice, se così vogliamo dirla, di antieroi. Secondo te, qual è la donna che emerge da quella realtà? È succube del compagno oppure invece è una donna combattente? Guarda, questa è un'ottima domanda perché appunto è spinosa, però in realtà il discorso qual è? Che come viene presentata la donna in Gomorra è una donna che comunque affianca sempre l'uomo di potere, però in realtà è una donna che ha molto potere. Quindi si potrebbe quasi dire che apparentemente quella è una società patriarcale, in realtà è molto matriarcale, solo che non può essere dimostrata questa cosa. Quindi nel fatto specifico, ad esempio, donna Imma comunque aveva il suo peso e tutte le relazioni comunque vengono in qualche modo messe sempre in pericolo perché c'è una donna, senza adesso andare a giudicare il comportamento, soprattutto nella fiction, però che comunque fa un po' da ago della bilancia, quindi in realtà l'importanza della donna è fondamentale, no? Solo che viene presentata sempre come ovviamente la costola, no? La tipica costola dell'uomo. Questo in realtà poi è un problema che è tipico della scrittura di tutti gli sceneggiati, o comunque dei film che si fanno in Italia, ed è una lotta che io sento molto, molto accesa, perché appunto non si scrive per la donna, non ci sono storie di donna. La donna, anche quando è un personaggio importante all'interno di un film, è comunque o la moglie o la madre, eccetera. A meno che appunto non vengono, insomma, fatti dei remake, eccetera, ma non viene mai presentato un personaggio contemporaneo, o comunque la stessa madre, la stessa moglie non è protagonista. Capito in che senso? E questa cosa è importante perché io, tra l'altro, questa cosa che ha appena detto il procuratore l'ho detta anche all'intervista prima, è un problema personale prima che sociale. Io sono molto fortunata perché ho una famiglia alle spalle che mi ha dato un determinato tipo di educazione, no? Che mi ha fatto capire quanto è importante il rispetto della parola, ascoltare ogni singola cosa che mi viene detta, e viceversa io come mi relaziono alle persone, quanto la parola, prima ancora del gesto, possa ferire, eccetera. Ma questo non vuol dire niente, perché è solo una mia condizione di fortuna, ma quello che noi dobbiamo fare è proprio, e io ormai che ho 30 anni, cioè mi sento e faccio questo mestiere proprio perché io sento di avere una missione, perché io ho una voce che può essere comunque molto più ampia, e quindi ho io il dovere e la responsabilità in quanto artista, nel momento in cui mi viene chiesto o esplicitamente, come in questo caso, o implicitamente attraverso il mio lavoro, fare delle scelte di personaggio, ecco appunto Gomorra, non perché l'ho fatta io, ma Teresa è l'unico personaggio positivo della serie e andava molto più approfondito, perché è una donna che non ha a che fare con quel determinato di potere, ma che porta avanti il valore della famiglia, che ci crede, che cerca comunque di far rinsavire il marito, cioè esiste e va presentato molto di più di tutte le altre figure che sono state comunque, no, riproposte, enfatizzate, e in quello c'è una grandissima responsabilità, secondo me. Certo, noi cominciamo anche con le domande del pubblico. Le mie risposte invece tu, io sono Me Too, We Together, eccetera, non sono d'accordo con lo snobismo francese. Perché no, perché anche io, ma senza che io, anche se io non ci fossi passata, anche io nel lavoro ovviamente ho subito sicuramente violenza, sicuramente, e l'ho subita proprio nella maniera raffinata che mi si può anche confare, quindi, cioè, l'ho detto bene? Ho detto una parola italiana? Sì, ok. Ed è terribile perché la persona che ti sta di fronte, cioè vittima e carnefice, nel senso, sanno benissimo con chi hanno a che fare, quindi comunque anche la violenza è al tuo livello culturale, non so come dire, ma ciò non toglie che non sia violenza. Allora, noi abbiamo fatto un primo giro di domande, naturalmente il microfono sotto la posteriore, ne facciamo prima. Sì, sì. Però volevo anche cominciare a dire se c'è qualcuno dal pubblico che vuole fare qualche domanda, perché altrimenti poi ci pensiamo. Posso dire una cosa? Scusate, no, che è una cosa che avevi chiesto anche ad Angela.
la differenza delle donne americane, eccetera, non lo so, ma le attrici, no, rispetto al discorso della missione, noi abbiamo i David di Donatello e abbiamo la, non mi ricordo neanche come si chiama, la pazza gioia che ha vinto la... dai, la... Sì, di Virzì, la bionda, come si chiama? L'altra, la Valeria Bruni Tedeschi. La Valeria Bruni Tedeschi, che ha usato tutto il tempo del ringraziamento per dire scusate, sono, non lo so, grazie, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a te, grazie a chi? Grazie a te, cioè, capito? Allora questa è una grazie al produttore, grazie a... Invece Meryl Streep, come tutte, ma non solo perché è Meryl Streep perché è una grande donna, non perché è una grande... poi ha un grande talento, ma la prima cosa che ha fatto, ha usato quel tempo per dire io mi vergogno di stare in questo paese dove vogliamo cacciare gli stranieri, ma siamo a Hollywood e qua non c'è nessuno che è nato a Hollywood e siamo tutti stranieri e quindi cioè diverso è bello, cioè cacciare dei messaggi che sono fondamentali, perché lo fai al Golden Globe, lo fai all'Oscar, cioè è quello. Invece noi andiamo lì, scusate se io ecco sono un po' non lo so, grazie il produttore perché se il regista non mi avesse scelto. Tu quando fai il provino porti un lavoro che poi non vieni presa, è un altro discorso, ma tu porti un lavoro, hai speso il tuo tempo, sei lì, ti stanno giudicando, quindi non esiste dire grazie a nessun altro se non a te stesso. Bravo. Tra l'altro, gli uomini, da Jimmy Kimmel a Seth Meyers a Stephen Colbert, ogni sera John Oliver ha messo in difficoltà Dustin Hoffman. Un giorno Dustin Hoffman è stato accusato di abusi e non l'ha mollato di presa, come si dice a Cambridge, ogni volta che provava a difendersi. Quindi gli uomini, quelli che hanno voce, anche loro hanno scelto immediatamente di stare al fianco delle donne per parlare e per stare con loro, ma soprattutto quando si parlava dei ruoli, Gina Davis, che voi conoscete per Thelma e Louise, anni fa, ma da vari anni, ha fondato il Gina Davis Institute, che è un istituto che lei ha fondato perché guardava con sua figlia la televisione e si è resa conto che i cartoni animati, i film, avevano tutti lo stesso esempio di donne, la principessina, ballerina, e tutti questi cartoni non c'era un fisico, un chimico, uno scienziato, nulla che fosse donna. Da quel giorno, ripeto, sono non so quanti anni, ma tanti anni, Gina Davis ha questo istituto con il quale fa delle indagini precise analizzando la percentuale in cui ci sono la presenza di donne, quella di maschi, di e va, perché può farlo, dai produttori e dalle case produttrici e dice mi devi mettere più donne, mi devi mettere una donna che faccia... C'è una cosa, quello che non si vede non esiste. Quando mio nipote Christian, che è nero, è arrivato a New York, ha detto papà io voglio vivere qua perché c'è un presidente col colore della mia pelle. Non voglio raccontarvi quello che Christian subisce in Italia, c'è il razzismo in America, ha voglia che ce n'è. Ma avere un presidente nero ha cambiato moltissimo quello che vedi possibile. Avere Oprah Winfrey, che è una donna che ha subito violenza, è stata tossicodipendente, viene dalla più estrema povertà. I nonni di Michelle Obama erano schiavi. La compagna di università di Michelle Obama a Princeton, sua madre chiamò il rettore per far cambiare stanza a sua figlia perché non voleva che stesse in camera con una donna nera. Che culo! Quindi questo, pensate oggi le bambine che possono vedere Michelle Obama, Oprah Winfrey, come donne e come, pensate un film come Black Panthers che cosa sta portando in America, non solo un film dove i neri non sono più gli sfigati, spacciatori, poveri dei ghetti, ma dove sono dei supereroi e dove il potere dei supereroi è difeso e garantito dalle guerriere donne. Abbiamo l'Italia,
Quando è stato lanciato il manifesto della Denev, la sera l'ha letto Bruno Vespa a Porta a Porta e c'era ospite Berlusconi, non so se lo ricordate. Appena è stato letto il cosa diceva il manifesto, la faccia di Berlusconi è stata: ah, finalmente qualcuno l'ha detto, la libertà di corteggiare. Quale libertà di corteggiare? Allora, Flora, si è fatto un primo giro di... Sì, anche però la tua impressione di questo incontro che hai fortemente voluto, perché noi stiamo organizzando insieme ad Angelo da un mese questo... No, io sono molto contenta di come sta andando la discussione, perché effettivamente stanno venendo fuori tutte le questioni di cui avevamo parlato e che volevamo affrontare in questa serata. Io mi soffermerei ancora sulle differenze tra l'Europa e l'America, perché Angela prima ha risposto dicendo: sì, ma in fondo le donne sono le stesse. Sì, le donne sono le stesse, ma il contesto è diverso. E quindi analizziamo meglio, perché questo ci può servire a capire come dobbiamo lavorare, su che cosa dobbiamo lavorare. E a me pare che le donne americane, per usare un termine diciamo un po' vecchio, sono più emancipate. Cioè, la società italiana ancora è una società patriarcale in gran parte, è una società dove la Chiesa ha svolto in passato un ruolo molto preponderante, negativo, oggi non più, perché abbiamo un Papa, diciamo, Francesco, che è molto moderno su alcune tematiche, non a caso non viene dalla Curia Romana, però voglio dire, io credo che su questo sia necessario fare una riflessione aggiuntiva. Cioè, perché, come diceva giustamente il magistrato, la dottoressa Guarino, quando una donna denuncia si trova contro innanzitutto le donne. Quelle che hanno aggredito sui social Asia Argento sono state soprattutto le donne italiane, più degli uomini italiani. Quindi su che cosa dobbiamo lavorare per creare questa solidarietà tra le donne? Cioè, perché le americane riescono poi subito a fare MeToo e a trovare gente che le appoggia e crede nelle loro denunce, e invece in Italia c'è ancora questa resistenza? Quindi questa è la domanda a tutte e tre, di capire dove sono le differenze e come ci si deve lavorare. A me invece veniva anche in mente un'altra cosa, e questo la rivolgo alla dottoressa Guarino. La legge attualmente come tutela le donne, e se sta cambiando qualcosa in merito, proprio perché i tempi stanno cambiando? Le cose, dal punto di vista legale, è aperto, questo si sente? Sì, sì. Le cose dal punto di vista legale sono cambiate in senso assolutamente positivo verso la tutela delle donne. Innanzitutto, in tutta l'evoluzione normativa sarebbe stupido e sterile dirla, la dico velocemente: i termini della procedibilità d'ufficio sono stati allungati, c'è la possibilità di presentare denuncia oltre anche il termine canonico dei 3 mesi, il doppio dei termini di prescrizione, quindi per dare più tempo alle lungaggini del processo, per consentire quindi l'attivazione di questi, l'avviso alla persona offesa nei casi in cui viene ad essere revocate le misure cautelari che io adotto nei confronti del soggetto abusante o molestatore, c'è la possibilità di... quindi la legge si sta evolvendo, quindi io non mi posso lamentare degli strumenti normativi che sono a base. Quello che io, di cui mi lamento, è il fenomeno culturale, sociale, politico, economico, che non consente alle donne di essere aiutate, tipo le violenze domestiche: lascio mio marito perché mi picchia, dove vado? Questo è il problema che c'è. La legge c'è, la legge ci sono, gli strumenti ce li abbiamo, ci sono le difficoltà di prova, perché io personalmente, una che viene e dice mi hanno violentato, ho il dovere di procedere, di valutare la setticamente e di trovare e riscontrare i fatti che mi riferisce. Con questo non è che dico che uno deve camminare con il registratore addosso, ma vanno riscontrati una serie di elementi, perché sennò è facile strumentalizzare. Voi non sapete, noi parliamo di vittime, voi sapete certe arpie che ci sono, donne che si inventano abusi sessuali in sede di separazione per punire il coniuge, donne che si inventano la denuncia e si inventano delle situazioni. Cioè, guardate che non è semplice gestire. Noi parliamo delle vittime, ma degli uomini vittime pure ce ne sono. Ci sono delle pazze squilibrate in giro che non avete idea. Che questi noi dobbiamo nemmeno a cedere in senso opposto. E quindi la prima donna: mi hanno violentato, momento, dove stavi, che hai fatto? Cioè, è chiaro, con tutti i presupposti, con tutte le cautele, con tutte le cose, però stiamo attenti alle denunce veramente pretestuose, perché poi l'Italia è un fenomeno, un paese strano. Cioè, c'è la moda di una cosa, quindi tutti poi si attaccano, adesso si porta che le donne vanno tutelate, quindi ogni cosa, mio marito abusa del bambino, cioè cose, guardate, io vivo cose sconvolgenti, veramente sconvolgenti. Quindi ci vuole sempre con grano salis. La differenza qual è? Il nostro sistema normativo, quindi un sistema normativo
secondo me, assolutamente efficace. Quello che deve cambiare è il sistema di contorno. E perdonatemi, quello che deve cambiare è proprio la nostra concezione. Ma noi siamo in un comune, va bene? Quindi siamo un organo politico. Ma la vogliamo smettere con queste quote rosa, sì o no? Cioè, perché dobbiamo avere dei posti riservati? Che siamo, essere delle grazie d'estinzione? Vogliamo essere votate? Mettetevi con le palle sul tavolo e fatevi votare. Mettetevi così, perché devono essere i posti riservati? Questa è io la mi vergogno di questa cosa anche a livello politico che ci sta, che dobbiamo riservare i ghetti alle donne. Battagliate e fatelo. Io quando ho detto a mia mamma voglio fare il magistrato, mia madre, che cos'è? Ma sei pazza? E io oggi ho genitori con la quinta elementare. Mi sono messo, ho lavorato, non ho mai seguito un corso, ho buttato il sangue sui libri, ho vinto il concorso di magistratura, perché avevo un sogno. Se uno vuole fare politica, perché deve abusare delle quote rosa? E mettiamo gli efficienti a dirigere gli uffici. Beh, pazienza. E per quanto riguarda le ulteriori differenze che posso trovare, insomma, adesso vorrei dire, perché voi ci avete Vespa, noi ci abbiamo Anderson Cooper. Cioè, nel senso che non è poco. Allora, però adesso voglio elaborarlo questo concetto, che però si è lì, no? Abbiamo Chris Cuomo, che poi viene dalle nostre terre, Mario Cuomo, che ho avuto il piacere, sono stata l'ultima giornalista al mondo a intervistare Mario Cuomo, ex governatore dello Stato di New York. E, perché siamo di, perché qua abbiamo Vespa, però è tutto un circuito. Allora, perché io stranamente, donna di sinistra, concordo pienamente nelle quote rosa, però è anche vero che io in alcune cose, come reddito di cittadinanza, quote rose, sono contraria quando devono essere applicate in Italia, altrove potrei anche considerarle, perché in Italia, come scriveva Rachel Donadio qualche giorno fa in un articolo, è stata la corrispondente del New York Times per anni, dice in Italia c'è una concezione per cui la democrazia non funziona dal basso verso l'alto, come negli Stati Uniti, ma funziona dall'alto verso il basso. Cioè stiamo lì a dire adesso abbiamo votato questi perché loro ci hanno detto che noi non siamo, cioè sciupate, io un anno e mezzo fa ero bellissima, alta, tutta formosa, con ste marce, ste rivolte che stiamo a fare, cioè mi sono ridotta così. La democrazia non è dall'alto verso il basso, siamo noi, le manifestazioni, le rivolte che abbiamo fatto occupando gli aeroporti, hanno bloccato il Muslim Ban che è stato cancellato, il primo provvedimento di Donald Trump. Ma se voi avete i giornali dal Corriere a Repubblica, mi spiace dirlo, non è che voglio fare una critica, ma io mi infervoro, chi mi segue su Facebook mi dice sono aggressiva, non sono aggressiva, sono assertiva, cioè esprimo, sono assertiva, perché se il Corriere Repubblica firma di due donne un articolo in cui dice adesso per colpa del MeToo dobbiamo reinventare le regole del corteggiamento, io dico ma se voi, scusatemi, ma io rispetto molto di più gli uomini di quanto li rispettate, perché mica li faccio così dementi che non sanno che distinguere il corteggiamento dall'abuso, che glielo dobbiamo fare le regole. E poi basta, ma perché noi donne non possiamo corteggiare? 2018, gente, ancora con questo fatto che l'uomo deve corteggiare, noi prendi questa mano, zingara, e tutta sta cosa che gliela diamo, non gliela diamo, ma perché che ce la devono conquistare? Ma dove sta scritto che agli uomini piace il sesso, alle donne no? Tutte queste cose del 1956. Uno. Finché... No, io non sto dicendo, però... Il tuo modo di fare porta in un ambiente puntano, quale quello degli americani, alle deviazioni, per cui alla fine io tengo 60 anni e posso aver vissuto il periodo del corteggiamento. Ma per il ragazzo americano, se devia, deve in senso negativo, che nei college sono le più grosse violenze che si possono fare tra quei tanti. Quindi il problema non è quello della mossa
erotica o erotizzante del giovane verso la giovane. Il problema è che l'ambiente americano che crea questi problemi. Gli americani sono dei puritani, sono dei pazzi. Quindi tutto questo casino nasce dal fatto che loro non riconoscono l'atteggiamento, come dice la Tenere. Cioè io non posso pensare che se vai a cena con una donna devo deviare solo perché da quell'altra parte ci sta un personaggio, una donna che mi può poi giudicare e sapere se io metto la mano sul ginocchio, ah, ma allora questo si sta provando, e che cazzo sei riuscito a fare? Per andare a cena insieme. Allora, No, e io vivo in America da 11 anni, vivo in America da 11 anni, innanzitutto volevo dire, allora, questa è la mentalità americana, ecco perché nasce poi. Innanzitutto io sono partita dal fatto che qua abbiamo Vespa, in America abbiamo Anderson Cooper, questo è inopinabile, quindi innanzitutto c'è un racconto e un'elaborazione della realtà che viene attraverso l'informazione, e se i fatti di Cisterna vengono raccontati come tragedia familiare, siamo indietro nel Medioevo, perché se quella è una famiglia, quello è un femminicidio, quello è una ci troviamo. Quindi se stiamo ancora a dire lui amava, ha ucciso per troppo amore, ma de che? Allora, questo voglio dire, intanto, se voi vivete in una società in cui tutti i canali nazionali hanno uomini e donne che, tranne la Fox, che eppure la Fox ogni tanto, voglio dire, che non usano più, che si adeguano automaticamente. In più io capisco e sono, per carità, garantista al 100%, ma qua stiamo parlando proprio anche della stampa. Non è che le donne sono andate a denunciare i giornalisti, sono i giornalisti che fanno delle indagini di cui noi abbiamo perso la forza, la dignità. Perché? Perché siamo impoveriti economicamente e culturalmente, perché a lavorare nei giornali, e lo posso dire sulla mia pelle, ci vanno chi ha più raccomandazioni, spesso non c'è meritocrazia. Ronan Farrow ha lavorato sul suo articolo per 6 mesi ininterrotti, ha raccolto le 80 donne, sono diventate 150, non c'è uno degli uomini che è stato pubblicamente accusato mai da una sola donna, ma da un numero cospicuo di donne, che non ha confermato che le accuse fossero vere. C.K. Lewis, Kevin Spacey, Matt Lauer, Charlie Rose è un volto come può essere Bruno Vespa, ha lasciato il lavoro dalla mattina alla sera perché non ha potuto negare che ciò di cui era accusato fosse vero. Quindi l'indagine giornalista qua non si fa più. Io sono d'accordo che se una ragazza, una pinca, va dal giornalista della Repubblica e gli dice: ah, lo sai, Irene m'ha fatto lo sgambetto, e quello scrive, ha scritto che Irene gli ha fatto lo sgambetto, è una cosa allucinante, perché non è un'inchiesta. Noi non abbiamo più il giornalismo di inchiesta, e quindi il giornalismo di Repubblica, di Corriere, di un altro giornale è uguale alle fake news spesso, e questo è tragico quando non si hanno più punti di riferimento, e quando il racconto quotidiano della televisione, dei giornali, non rispecchia, quando non avete un vicepresidente degli Stati Uniti che va nei college e dice no significa no, pure in punto quando mi sono tolta già le mutande, se ti dico ho cambiato idea ti devi fermare. Non è, si va a cena perché si può andare a cena perché, e si può cambiare idea, e una mano sul ginocchio non è una molestia, ma se io te la sposto e me la rimetti, e me la rimetti la terza volta e sali più sopra, è una molestia. Questo dico, se tu mi accompagni a casa e ci provi perché non l'hai capito, e io ti scosto e ci riprovi con forza, quella è una molestia. E io sono sicura che tu, ti ho detto perché ci conosciamo, sono sicura che questo dubbio non l'hai mai avuto. Cioè, non so perché, sono sicura che mio padre non si è mai trovato nella situazione che doveva. Poi consideriamoli i tempi. Oggi una donna nel 2018 non è che non gli piace il corteggiamento, che è sempre bellissimo, ma poi
poi se ci vuole sta ci sta, non è che ti devo proprio carpista cosa della non si capisce di che cosa, non è, non, non siamo veramente in altri tempi in cui... No, ma anche la donna per suo uomo, quella che dice la rete, ci deve stare il momento erotizzante del rapporto tuo, che non può essere sminuito dal puritanesimo che si sta inventando. In America si arriva da poco con il discorso del lì, che tu non c'è più la pace, né dall'uomo né dalla donna. C'è assolutamente, anzi c'è una libertà estrema e in più ricordiamo anche una cosa, che qua stiamo parlando nel 90% dei casi di abusi che avvengono sul luogo di lavoro, cioè con l'attuazione di un tipo di mentalità che è simile a quella mafiosa, camorrista e dell'andrangheta, per cui, visto che abbiamo citato anche Gomorra, in cui la donna è costola dell'uomo, succube, e soprattutto in una situazione di inferiorità spesso economica, per cui non ha neanche la condizione di poter scegliere. Non stiamo parlando, per quanto sono sempre casi da considerare, di casi della vita normale, stiamo parlando di me che vado a lavorare e il mio capo, come facevano, gli dicevo: oh, come sei buono oggi, oh che belle tette, non me lo deve dire, è una molestia, perché sul lavoro si lavora. E questi devono essere dei, e questo vedo la differenza, Flora, che da noi c'è una sorta di accettazione. A me una donna, quando ho provato a raccontarle, mi ha detto: tu i soldi che guadagni con questo lavoro non li guadagnerai mai più, fatela mettere la mano addosso. A proposito, questo non significa, perché significa che le donne, che poi spesso le donne per le quote rosa e per altri concetti stanno in luoghi di potere, ma non hanno potere, perché vengono messe lì per perpetuare il potere maschile, perché vengono messe dai fidanzati, dai mariti, dagli amanti, così, allora quelle donne sono maschiliste, non portano nessun cambiamento, la meritocrazia non esiste. Allora, un po' considerare il corpo femminile come una merce da poter acquistare col potere, no? Il potere. Guarda, ma poi posso questo... dire, se a me arriva. Oh, fatemi pensare, uno ricco, ma non mi viene in mente. Mark Zuckerberg, sposatissimo, e c'ha la macchina, e io che faccio fatica, arriva a fine mese, sono affascinata dai soldi, ma mica mi devo vergognare, però poi non vado a dire che mi avviene. Poi ci può essere. No, appunto, però dico, non è che qua stiamo condannando il fascino dei soldi, cioè, voglio dire, stiamo dicendo che comunque è sempre, stiamo parlando di laddove non c'è il consenso. Allora, ci sono due domande dal pubblico, Settina e Angela Maria. No, volevo solo... Ah, c'è anche una domanda da un altro maschietto, Walter Di Munzio, il dottore Walter Di Munzio. Puoi venire qua, perché noi stiamo riprendendo questa serata che andrà in onda giovedì su RTC e poi sarà disponibile su Facebook. Quindi vuole fare domande, cortesemente. Allora, volevo dire che benvenuto Papa Francesco, vuol dire che ha aperto un po' di più, però io ritengo ancora che la Chiesa Cattolica, su quello che è la mentalità delle donne, ancora, voglio dire, c'ha, come dire... ci dobbiamo lavorare ancora molto per poterci liberare. Io per esempio pensavo che dagli anni in cui ero ragazza, che erano gli anni in cui andavamo a manifestare per strada e c'erano i movimenti femministi veri, quelli là proprio dove uscivamo in Italia, eravamo parecchie, e le ragazze di oggi fossero più libere, non le vedo più libere, anzi le vedo più ingabbiate, quindi sono molto preoccupata per quello che succede in Italia. Vedo le ragazze che camminano per strada a cava e le vedo un po' troppo ingabbiate, poco sono quelle che riescono di ad essere libere. Cosa rende la libertà? Il lavoro. Questa condizione meridionale è una condizione, voglio dire, che ci porta molto ad essere succubi degli uomini, perché non abbiamo lavoro. Perché la prima forma, io l'ho sempre detto alle mie ragazze, alla mia figlia, la prima forma di libertà è saper guidare ed avere un posto di lavoro. Questa è la prima forma di libertà. Per quanto riguarda le quote, sono completamente, come dire, d'accordo. Però vi rendete conto che noi non siamo da nessuna parte, non siamo, siamo nelle pubbliche amministrazioni, nei posti dove noi possiamo contare qualcosa, perché io penso che se le donne contassero di più in Italia, la mentalità, no, la mentalità però sarebbe la sensibilità rispetto ai problemi delle donne, potrebbe essere differente. So che è un affatto di cultura e dobbiamo imparare a diventare diversi noi, prima di tutto perché dobbiamo volerci bene, e anche gli uomini,
però reputo che ci vogliono ancora per aiutare le donne, secondo me sì, perché io quando vado da un carabiniere e mi presento e dico che ho avuto una forma di violenza, perché poi ci sono le forme. Senti, solo una cosa. Se finisci la domanda poi diamo l'opportunità di rispondere in modo che accompagni un po' tutte dire, le domande. Non vedo molto cambiata ancora. No, perché altrimenti diventa un dialogo. Invece il problema sono le quote rosa, no, però io se vado da un carabiniere e mi vado a denunciare una violenza, quello mi dice scusa, ma perché ti ha dato uno schiaffo? Evidentemente tu hai fatto qualcosa, c'è da cambiare ancora qualcosa, ci sta. Quindi voglio dire, ancora c'è stata da cambiare molto. Quindi io voglio sapere la donna come deve fare per emanciparsi, per avere meritocrazia rispetto agli uomini, perché dobbiamo lavorare ancora il doppio. Buonasera. Grazie. Io ho una domanda, è inutile commentare tutto quello che abbiamo detto perché è ovvio, sono contraria alle quote rosa di base, perché noi non dobbiamo stare in un pollaio ed essere scelte. Se ce ne sono 30 alla 31esima poi non ce l'ho, assolutamente, io sono per la parità di combattimento e di traguardo. Vabbè. La domanda che volevo fare era strettamente pratica per la dottoressa Guarino. Io mi sono letto, ho spesso letto gli interrogatori che vengono fatti alle povere ragazze che hanno subito stupro e che dalla gente innanzitutto, anche molto spesso dai familiari, dai compaesani, ma anche dai giudici, vengono messe sotto una enorme lente di ingrandimento. Io ricordo di aver letto di giudici che chiedono come era vestita, la lunghezza della gonna in centimetri, se aveva le calze o i collant, se aveva le mutandine, che il giudice chieda a una ragazza che denuncia uno stupro se indossava le mutandine. Che gliene frega il giudice, mi scusi. Volevo sapere, fa parte delle procedure o è una scelta del giudice? Guarda caso sempre giudici maschi hanno fatto quello che io racconto. Allora, io quello che dico è che se noi vogliamo la parità deve essere parità di punti di partenza, non di punti di arrivo. Allora, io voglio fare politica, mi impegno e la faccio. Non voglio avere una quota riservata, se sono in gamba ci arrivo. Fateci caso, nelle quote rosa che sono tutte bellissime, tutte miss, amanti, mogli, fidanzate di qualcuno. Io non lo voglio questo pollaio riservato, perché se sono in gamba e voglio fare politica la faccio. Se sono in gamba e voglio fare il magistrato, lo faccio. Se sono in gamba e voglio fare l'attrice, la faccio. Mica ci sono le quote rosa? Noi dobbiamo essere in gamba, non dobbiamo pretendere più di quello che abbiamo. I punti di partenza devono essere questi, le possibilità di accesso. Poi alla nostra fatica di essere umani, perché vivere è difficile, perché noi vogliamo anche essere mogli, madre e tutto il resto, questo è un problema nostro e che quindi fa parte della nostra natura. Per fortuna sono anche madre, oltre che una donna lavoratrice. Quindi io la considero una ricchezza, non una diminuzione. Ma questo è un altro discorso. Tornando alla domanda che dice lei, è sempre sulla stessa scia la risposta. La violenza sessuale è un reato e come tutti gli altri deve essere provato. Ora, se io voglio andare a provare, non voglio che devo approvare questo reato, devo ritenere che così come per tutti gli altri reati la mera denuncia non serve a niente, perché deve essere riscontrata da altri fatti. E quindi non è che non credo perché sono maschilista alla donna che parla, ma perché la donna dà una testimonianza che, come tutte le testimonianze del mondo, anche della rapina, anche delle altre, deve essere riscontrata. Se io sento la vittima di una rapina e domando scusi, ma lei com'era vestita, com'era fatto, aggredito, perché quelle domande servono per stabilire l'attendibilità di un racconto, perché non posso dire mi ha violentato, basta, mi ha violentato, è stato tutto contro di me. Ho capito come ti ha violentato, dove c'era, ti ha strappato i collanti, perché devo acquisire elementi di riscontro, perché io come pubblico ministero, io le faccio, e io non penso che sono una maschilista, no, ma le faccio, perché devo riscontrare, perché io sono un magistrato e devo anche tutelare la persona che viene ad essere accusata, e devo riscontrare se su quelle calze, su quelle mutande, su quel collant ci può essere una prova di DNA, ci può essere un segno di strappo, un segno di questo. Non la sto massacrando, no, non voglio dire quello che mi è successo, no, tu lo devi dire, cioè io devo sapere cosa ti è successo, perché devo ricostruire questi pezzi. E il giudice che fa queste domande le fa perché purtroppo attiene la parte intima. Ma guardi, non si preoccupi che nei processi, i processi sono a porte chiuse, le tutele ci sono. Certo, ci può essere uno squilibrato, ci può essere un giudice, perché i giudici sono esseri umani, non è che è la categoria della perfezione, ci può essere una persona così, però io che sono una donna, sicuramente sono per le donne, per la tutela delle fasce deboli, faccio queste domande che lei mi ha detto per riscontrare la fondatezza di un racconto, così come la faccio
per ogni persona che assume di aver subito un reato, perché noi dobbiamo essere uguali agli altri. E quindi se ho subito una molestia sessuale corro dal mio giudice, perché lo voglio dire, e ci devo andare, con questo concludo, non perché, e questo è il messaggio che deve partire, che io voglio che parte, che ci sia, non perché io voglio che sia condannato il mio aggressore e perché poi me la prendo con la giustizia perché questa situazione non si è verificata, perché il reato è prescritto, perché ho trovato il giudice deficiente, perché c'è stato lì. Io voglio denunciare, perché questo signore che mi ha fatto del male, io lo so, deve passare un brutto quarto d'ora, e quindi non lo devo fare per me, per avere soddisfazione, ma lo devo fare per le altre, così si impara, e se non salva me salva qualcun altro. Basta. Oltre ai Walter, c'è qualche altra domanda dal pubblico? Allora, intanto vorrei ringraziare Angela per questa opportunità. Io sono di quelli convinti che niente sarà più come prima. Un movimento come questo ha determinato, a mio avviso, un cambio epocale, come il 68, come i fatti di Parigi del 68, come i grandi momenti che poi determina un cambiamento nella doxa, nell'opinione pubblica. Volevo sapere, Angela, che cosa ne pensava e che cosa pensava di una... Io faccio lo psichiatra da 40 anni. Ti assicuro che in 40 anni più della metà delle donne che ho incontrato per motivi di lavoro denunciavano violenza. Cioè, non è sempre esistita la violenza sulle donne. Adesso è diventato un problema, perché adesso finalmente le donne parlano. E parlano pubblicamente, non parlano più nel chiuso di una stanza o col medico o con l'amico o col prete o col confessore. Parlano pubblicamente, è come se questa cosa fosse scoperta oggi. Io voglio dire che questo fatto che c'è sempre stata la violenza nelle famiglie, la violenza tra marito e moglie, tra padre e figli, tra madre e figli, è un dato che costruisce una costante sia in America che in Italia. Poi vorrei dire ad Angela, non mi piace noi e voi, perché tu parli dell'America, ma parli di New York, parli delle cittadine americane. Ma se tu vai nella provincia americana, che dovresti conoscere quanto la città americana, trovi un ambiente che è molto simile a quello della provincia italiana. Io penso che non ci sia nessuna differenza. Cioè, certo, ci sono differenze macroscopiche, dipende dall'organizzazione dei due sistemi sociali, ma stiamo parlando di paesi occidentali. Non stiamo parlando del confronto tra un paese occidentale e un paese africano o un paese arabo. Quindi è sbagliato dire, è vero che noi teniamo a Vespa, Angela, però lo subiamo, non l'abbiamo scelto noi, però noi teniamo anche tante altre cose, noi teniamo anche un Vaticano che qua dentro, come ricordava qualcuno dei relatori, che sicuramente ha influenzato i comportamenti di massa di questo paese. Quello che sta cambiando è il rapporto tra il singolo individuo e l'opinione di massa, è questo che sta cambiando. Cioè, oggi si può denunciare una violenza perché oggi c'è un movimento che è partito. E guardate che è una reazione a catena che si è innescata. Questa reazione determinerà un cambio del sistema sociale e determinerà il fatto che non si torna più indietro. Però dobbiamo essere molto attenti, perché spesso i grandi cambiamenti, se non sono governati, diventano ideologici. E se diventano cambiamenti ideologici, allora non cambia soltanto l'opinione rispetto ad un evento o uno stile relazionale di comportamento, ma possono cambiare anche in negativo, perché si possono accentuare degli aspetti che noi in questo momento non riusciamo a controllare e a prevedere. Vorrei sapere tu che cosa ne pensi, e soprattutto tu che cosa pensi del fatto che noi abbiamo Vespa, come dici tu, cioè della serie. Che cosa voglio dire, Angela? Voglio dire che Vespa non è soltanto un giornalista, che il giornalista che noi conosciamo, certo, però ti voglio dire che rappresenta simbolicamente una condizione dell'Italia. Che cos'è l'Italia? Perché quello rappresenta l'opinione comune italiana, e cioè non è possibile che... Allora, che cosa vuol dire? Veramente sei convinta che sono diversi gli americani dagli italiani? Io non credo che sia così. Di questo forse potremmo discutere anche in un'altra occasione, perché non mi piace che ne discutiamo soltanto nel rapporto uomo-donna. Per esempio ne discuterei anche nel rapporto tra individuo, realtà vissuta e realtà virtuale, per esempio, che è un altro grande tema di confronto di questi anni.
E comunque grazie per il fatto di esserci. Vabbè, sarà il tema di un prossimo convegno. Io però volevo dire anche un'altra cosa. Grazie, abbiamo Bruno Vespa, abbiamo anche giovani come Irene Maiorino e giovani come lei, come Danila, che comincia dalla televisione locale, ma noi gli auguriamo ad entrambi un successo. Lei col Golden Globe, lei farà l'intervista mentre lei si prende il Golden Globe. Altrimenti parliamo sempre di quello che è passato, che è brutto, che non ci piace. Noi dobbiamo, con questi convegni, e lo dico io noi, ma dico noi anche allargato, perché la Rosa di Gerico quando fa questi convegni diventiamo ognuno di noi che sta seduto, dobbiamo parlare anche di quello che c'è positivo, di come possiamo cambiare, di come possiamo evitare anche nel linguaggio di essere maschilissimi. Allora, per esempio, Cettina ha fatto una campagna elettorale dove usava sindaca, che a noi sembrava così strano, perché diceva esiste sindaca, perché non deve esistere sindaca se esiste sindaco, non deve esistere ministra se deve esistere ministro. Quindi cominciamo tutti quanti insieme ad essere meno maschilisti e ad andare avanti per avere il futuro, no? Sì, no, io rispetto a questa cosa mi aggancio anche a quello che diciamo delle quote rosa, è che noi, cioè non è che c'è ministro e ministra, cioè quello che dobbiamo cercare di fare è di avere una X, cioè tutti, capito? Tutti, tutte, no, cioè questa distinzione di genere, questo è il problema, è quello a cui dobbiamo arrivare, non ci deve essere la distinzione di genere e di conseguenza non ci sarà un vabbè diamo anche alle donne questa cosa, oppure le donne che esultano per aver avuto la, cioè non che l'iniziativa non sia giusta, attenzione, però è ancora un po' più profonda la cosa. Sì, la... il femminile non esiste mai quando ci sono posti più importanti, ci esiste mamma, esiste papà, esiste l'impiegato, l'impiegata, non esiste il ministro, la ministra, il sindaco, il sindaca. E questo che voglio dire, cioè anche lì c'è una sottile linea per cui nei posti di potere, nei posti più, anche il magistrato, la magistrato, è brutto da dire. La PM. Se non suona, invece deve suonare anche quando il sostituto procuratore della Repubblica. Il quindi non, anche in questo, esatto. È avulso dal sesso, esatto. No, distinzione di genere. Volevo dire solo una cosa, ma voi pensate, veramente poi penso che ci dobbiamo andare che è tardissimo, ma voi pensate una cosa, che in magistratura la nostra Costituzione, nei lavori preparatori, si diceva che le donne non potevano avere accesso in magistratura perché in certi giorni non stanno bene di capoccia e quindi non possono giudicare. Questa mi sconvolge e c'erano i lavori parlamentari dell'epoca che commentavano di questa cosa. La prima donna in magistratura è del 1966, adesso siamo più del doppio dei maschi e le nuove generazioni, che bello, sono arrivati 20 uditori, tutte femmine, pochissimi maschi, perché noi siamo più toste quando vogliamo una cosa, quindi non ci pensiamo alle quote rosa. La lingua americana aiuta, perché non abbiamo più men e woman, non abbiamo più firemen e firewoman, abbiamo firefighter, non abbiamo più cameraman, abbiamo camera person, quindi non abbiamo il genere, chiaramente, perché è più semplice, perché il genere se no è sempre complicato. Quella è una lingua, però io dico sempre quando insegno italiano che l'italiano è una lingua filosofica, l'americano è una lingua pragmatica e da lingua pragmatica è più fluida a risolvere il problema. Rispondo a Walter perché ci tengo. Innanzitutto quando faccio il noi e voi è perché chiaramente sono arrivata qua dicendo io vi porto il punto di vista americano e quello che io ho assistito un po' allibita, soprattutto quando ho visto le reazioni rispetto ad Asia e a una serie di cose che mi hanno molto intristito, ma anche perché io lo ribadisco 2000 volte su Facebook, quindi lo faccio. Se a me non interessasse ancora il mio paese, io spero di vivere per sempre negli Stati Uniti e di, come dire, là è la mia vita, è la mia casa, è il mio paese. Mi emoziono quando sento l'inno nazionale americano e quando sento quello italiano, mi alzo in piedi. Non ero mai stata così rispettosa dell'inno italiano come da quando vivo in America, ma solo sono anche di quello americano. Per me Obama era il mio presidente, quindi ho vissuto, ho fatto le campagne elettorali, anche se io non voto, per cui sento che questo è un mio vantaggio ad essermi sentita così a casa, visto che io poi sono andata via per cercare la felicità, ma che va detto è perché quindi ero infelice in questo paese, perché
Mia madre è morta un anno e mezzo fa e ancora le chiedevano: ma tua figlia è sposata? No. E vive con te? No. Perché? E perché non ha figli? Ah, perché non è sposata. I figli, lo sapete, si fanno anche se non siete sposati. Non so se... Il mio dottore me lo consigliava di fare figli, io non l'ho mai accontentato. Io schifo e creature. Ma sono femmina lo stesso, non rientro nel gender della donna mamma, ma lo sono femmina a tutti gli effetti, però schifo e creature, non ne ho mai voluti. Allora, quando dici noi e voi, innanzitutto è perché cerco di mantenere e di dire una cosa, insomma di far capire i punti diversi. Io combatto, feci arrabbiare Matteo Renzi una volta a Detroit perché gli parlai della meritocrazia e lui mi disse: appunto, anche lui, noi e voi, lei abita a New York, come se New York fosse un posto isolato. Intanto ci sono tante città come New York negli Stati Uniti. Qual è la New York italiana? Quello, noi siamo qui a Cava dei Tirreni, che è un piccolo, a fare una cosa di un altissimo valore. Io non lo so se la fanno a Roma o a Milano, il problema è quello, Walter. Io non è che non riconosca che io vivo a New York, ma in Alabama è stato eletto 2 mesi fa un senatore democratico dopo 45 anni per la prima volta, perché le donne afroamericane, le donne nere anzi, perché vivendo in America ho imparato che non sono solo afroamericani ma sono di tanti paesi, le donne nere sono andate a votare per la prima volta perché Roy Moore, il candidato repubblicano, aveva 8 denunce di molestie sessuali su minori e le donne hanno salvato l'Alabama, il paese più repubblicano e uno fra i più arretrati della me. Perché? Perché a livello nazionale noi abbiamo Vespa, perché non ha... io ho lavorato con Vespa, è stata la persona più signorile con cui ho lavorato, ci tengo a dirlo, chiaramente, nonostante... Ma abbiamo Vespa perché non abbiamo un sistema meritocratico. E non è che abbiamo Vespa e abbiamo Anderson Cooper, un Anderson Cooper. Abbiamo Vespa e that's it. E c'hai un Vespa, simil Vespa ovunque, perché Vespa ha tutto il diritto, ha preso anche il figlio, ha tutto il diritto di essere Vespa, come c'è la Fox e ci sono i conservatori, ma un paese dovrebbe avere gli Anderson Cooper, dovrebbe avere i Chris Cuomo, e ti sto dicendo donne, uomini, in più i posti degli uomini lasciati perché accusati di molestie sono stati dati immediatamente alle donne, Cristiana Manpur e altre, e quello è un segno importante. Quindi la televisione nazionale, non quella di New York, ti riporta questi messaggi. Dobbiamo avere, in Italia non abbiamo una New York, né Milano né Roma, il problema è quello, la cultura è uguale, appiattita, la democrazia dall'alto verso il basso e noi che non ci sentiamo parte, noi che diciamo io non faccio il biglietto dell'autobus senza capire che stiamo togliendo a noi stessi il diritto di avere un servizio funzionante, è un circuito. Io non voglio dire che non si devono vedere le cose positive, diciamo sempre: ah, però voi in America avete le armi, e mettiamo insieme 2 cose che non ci azzeccano. Gli americani non direbbero mai: ah, voi ci avete Berlusconi dopo aver avuto Trump, perché si vergognano talmente che non lo direbbero mai. Noi stiamo sempre a dire: però là c'hanno a... Cioè, volete dire a me che noi non abbiamo Michelangelo? Io lo amo Michelangelo, io non arrivo a capire come noi che abbiamo Michelangelo oggi abbiamo il Movimento 5 Stelle, per dire, e Di Maio che non sa declinare un congiuntivo. Questa è la mia opinione, ma Michelangelo ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli americani. Però io ho visto cose di Pompei tenute in maniera più dignitosa al Met che non a Pompei stesso. Questo non è un problema di noi e voi, è un problema nostro. Ieri per venire da Cosenza qui, è un viaggio come se andassi, è un viaggio sulla luna, non lo so, il viaggio della speranza. La Calabria dovrebbe vivere di turismo, lo so, sono altri discorsi, ma non è che uno non vuole vivere così. Io lo vedo, il mare della Calabria, ma chi ci va? E come ci vai? Io quando vengo qua non posso andare al mare perché non ho la macchina. Questo vuol dire che la nostra terra, come posso mai dire a un americano vai, cioè, o vai a Amalfi sull'hotel di Amalfi, sul Duomo, oppure se vuoi andare a Cava dei Tirreni e andare a Vietri sul mare, vabbè, cioè gli voglio male se glielo voglio consigliare, perché io che vivo qua non ci riesco ad andare.
perché certo mi dicono sempre ci sono i pulmini che sono illegali, no, hanno l'autorizzazione, ah però non fanno il biglietto e fanno salire invece di 6 persone 12. Io non vado più a mare perché non voglio essere connivente, cominciamo a non essere più conniventi per esempio. Poi dici perché me ne sono andata a cercare la felicità. Allora, noi dobbiamo chiudere. Ringraziamo le nostre ospiti, ringrazio Irene Maiorino, ringrazio Angela Vitaliano, la dottoressa Elena Guarino e ringrazio Daniela Raimondi per essere stata qui con me questa sera. Arrivederci.